Ciao ragazzi, sono Retentive, oggi sono qua in live sul canale del clan, sono qui a portarvi un nuovo video dopo un pochino di tempo. Ho deciso di portarvi un live e non un semplice commentary perché comunque secondo me è una cosa più interattiva, anche perché comunque mi vedete giocare in diretta, eccetera. Ovviamente io non sono fortissimo, però comunque volevo un attimino portarvi un live, ecco. Volevo parlarvi di un po' di cose, cioè soprattutto volevo parlarvi della conferenza dell'Xbox alle 3 di Los Angeles che secondo me è veramente un argomento abbastanza importante da trattare anche qua sul canale del clan, nonostante noi siamo tutti su PlayStation 4, perché alla fine, secondo me, questa qui è una cosa che interessa praticamente tutto il mondo del gaming in generale, perché si dà veramente il via a, diciamo, una rivoluzione che c'è nell'ambito del giocare su console. Perché, raga, ieri è stata presentata alle 3 di Los Angeles la nuova Xbox One X da Microsoft, granata. È stata presentata questa nuova console che è veramente, raga, ha delle specifiche da paura, veramente potentissima. Cioè, fidatevi, perché comunque la PlayStation 4 Pro, diciamo, dava un boost alle prestazioni della PlayStation 4, come anche l'Xbox One S rispetto all'Xbox One. Però questa qui, secondo me, è più una nuova generazione di console rispetto che un aggiornamento rispetto alle precedenti, ecco. Andando un attimino a parlarvi tecnicamente delle novità di questa nuova Xbox, cioè c'è da dire che il processore è un processore veramente nuovo, non è mai stato messo e ha delle prestazioni paurose, però questo era anche ovvio che sarebbe stata più potente all'originale, però ci si accorge che è veramente potente dal fatto che, per chi se ne intende un minimo di tecnologia, la Xbox ha dichiarato che questo processore viene raffreddato a liquido a camere di vapore, cioè quindi diciamo che richiede veramente cioè ha una potenza di calcolo veramente alta, richiede ovviamente l'ausilio di tantissima energia, quindi ovviamente secondo me è una delle, cioè, è veramente una novità che andrà a rivoluzionare il fattore gaming su console, perché comunque, diciamocelo, giocare in 4K in questo momento in pochi se lo possono permettere, soprattutto per il fatto che serve avere una varia attrezzatura, come ad esempio una TV 4K, o ovviamente se si gioca su computer, per giocare in 4K, dove è andato cazzo sto nemico? Il computer deve essere veramente potentissimo. Diciamo che anche il prezzo, poi ve ne andrò a parlare di questo, il prezzo che è stato annunciato. Ah, c'è anche qualcosa da dire riferito al prezzo. Però, raga, fidatevi, questa qui è la prima volta che ha un prezzo accessibile, perché secondo me è accessibile, anche se il prezzo è alto, può essere fatta un'esperienza di gioco a risoluzione superiore, perché comunque, diciamocelo, il 4K una volta costava tanto, cioè in pochi anni è sceso veramente tanto di prezzo, cioè diventerà un nuovo standard, e quindi, cioè, diciamo che questo qui è l'inizio, perché comunque prima c'erano le TV in 4K, poi sono state sviluppate le prime telecamere in 4K, cioè adesso le TV in 4K si trovano pochissimo, le telecamere in 4K si trovano anche nei telefoni, quindi raga, secondo me è l'inizio di una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda questa nuova risoluzione video che sarebbe il 4K, che verrà resa sempre più accessibile da qui a poco tempo, secondo me. Perché comunque alla fine si ha una percezione cioè delle immagini migliore, cioè tutto sembra più realistico. Ovviamente tutto volta in quella direzione a rendere più realistico il gameplay di ogni singolo gioco. Quindi secondo me questa nuova Xbox, di cui non vi ho ancora detto le specifiche, però comunque scusatemi se mi sono un attimino dilungato, anche un attimino perso nel discorso, perché comunque sto giocando e non è facile concentrarsi a giocare e allo stesso tempo portarvi un discorso, ecco. Nuova Xbox da quanto ho capito circa 7, qualcosa teraflop di potenza sulla scheda video. Ovviamente questi sono termini tecnici, le persone che si intendono un minimo di queste cose capiranno ovviamente. Chi non lo capirà, fidatevi che comunque è un numero che indica la potenza di calcolo teorica di scheda video e del sistema in generale. Ecco, fidatevi che è veramente potente come potenza di calcolo. Quindi, cioè, è molto più potente rispetto alla PS4 Pro, che era più un aggiornamento rispetto alla vecchia PS4, ecco. Il processore, anche come ho già detto, è tanto potente. La scheda video avrà 12 giga di RAM, che sono veramente tanti. Fidatevi, raga, io sul PC ho 8 giga di memoria video e sono tanti già. Cioè, io ho la 1070. Questa nuova scheda video che verrà introdotta nella Xbox One X avrà ben 12 giga di memoria video. Quindi, cioè, sarà veramente, penso, abbastanza potente. Adesso non so ovviamente da che cosa sarà derivata, se dalle nuove GPU AMD che verranno rilasciate presto, oppure dal GPU già esistente, oppure verrà creata una GPU custom apposta per questa console.
Ok, raga, riniziate con un'altra partita. Stavo dicendo comunque precedentemente che comunque la memoria video è veramente tantissima. Parlando di altre funzioni che questa nuova Xbox One X avrà, ovviamente sono i Blu-ray in 4K, che sinceramente io non ho mai utilizzato perché comunque sono uno che predilige lo streaming dei contenuti come ad esempio Netflix e cose del genere, però comunque è una funzione abbastanza interessante che c'è in questa nuova Xbox. E più che altro la cosa figa di questa nuova console è che si potrà avere il super sampling, ovvero i giochi verranno riprodotti a 4K. Anche se si avrà una TV a 1080p, quindi si avrà una qualità video, una fluidità maggiore anche sui, diciamo, se non si ha una TV 4K per fruire dei contenuti in risoluzione nativa, ecco. Andando un attimino a dire un'opinione sulla mia, come ho già detto, per me è una rivoluzione. Una rivoluzione che però forse è avvenuta anche un po' presto, perché, cioè, diciamocelo, non tutti hanno questa, cioè ad esempio una TV 4K per fruire dei contenuti, e non a tutti interessa magari fruirne in quella qualità, ecco. Cioè io sono uno che a me piace avere un'alta qualità, infatti, cioè io ho uno schermo 4K da diverso tempo e mi trovo veramente bene, cioè non tornerei mai indietro, ecco. Però purtroppo sono comunque delle cose che vengono riservate a una fetta di persone più piccola rispetto che magari a quelli che, vedendo questa nuova console, troveranno la Xbox One abbassarsi di prezzo e quindi compreranno la Xbox One, ecco. Diciamocelo, perché comunque ho letto un articolo in cui, perché comunque mi sono leggermente informato dopo aver visto la conferenza su questa nuova console, e traggo spunto da quello che c'era scritto in questo articolo, che purtroppo non ricordo da dove l'ho preso, però cioè fidatevi, non, cioè, l'ho letto da lì, ok? Praticamente dicono che il prezzo è alto perché nonostante 500 euro sono, cioè 500 dollari, perché si parla di 499 dollari, siano pochi per una console che sia in grado di fare 4K, eccetera, eccetera. Cioè, sono comunque 500 dollari, ecco. E la PlayStation 4 Pro, che costa 399 dollari, non ha visto molte vendite, perché comunque ho letto su quest'articolo che su 5 console vendute solo una è una PS4 Pro. Quindi diciamo che non ha fatto tutto quel successo che magari Sony si aspettava che facesse. Quindi, cioè, non lo so, potrebbe essere una. Cioè, a me sinceramente piacerebbe entrare in possesso di una di queste Xbox One X, perché comunque vorrei provare a vedere quale possa essere l'esperienza di gioco a risoluzione superiore, eccetera, eccetera, su console. Però, cioè, comunque io, avendo lo schermo 4K, diciamo, sarei anche avvantaggiato da questa nuova console perché potrei fruirne in maniera nativa delle sue novità, ecco. Però, allo stesso tempo, i soldi comunque sono tanti, 500 euro per una console sono tanti, e quindi non so in quanta gente la comprerà. Il lancio è previsto per il 7 di novembre, quindi penso, forse Call of Duty sarà già uscito, non ne sono del tutto certo. Non mi ricordo se Call of Duty esce qualche giorno prima o qualche giorno dopo. Comunque, più o meno in concomitanza con l'uscita del nuovo Call of Duty. Quindi sono anche curioso di vedere come quel gioco girerà sulla nuova console. Niente, raga, qui direi che il video è giunto al termine. Spero di avervi detto le mie opinioni in maniera abbastanza chiara. Scusatemi se non ho giocato benissimo, ma non gioco da diverso tempo. Non ho tutta questa mira. Cioè, più che altro non mi sono neanche concentrato molto sul farvi una bella partita in live. Cioè, vi sto portando le prime due partite del giorno perché comunque questo video non nego che lo sto facendo abbastanza in fretta perché comunque è importante portarvi le novità quanto più presto possibile. Niente raga, qui io direi che il video è giunto al termine, scusate mi sono fatto straschifo in questa partita e niente raga, dalle tentative è tutto, vi chiedo di lasciare un bel like, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate. Stasera ci sarà la conferenza della Sony, anzi stanotte, e quindi domani vi porteremo penso il video con le novità del multiplayer di Call of Duty World War 2, quindi state sintonizzati e se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi al canale per non perdere nemmeno un aggiornamento. Niente raga, qui da Retentive è tutto, uccido questo nemico e vi saluto. Tanto non lo uccido perché ha il breccio. No, non è vero, l'ho ucciso. Niente raga, bella. Il GTF, ti ammazzati, ti gasparati. Quando arrivo devi farmi passare.